Bentornato nel mio canale News. Ultime notizie aggiornate oggi. Perluca Argentero sta per iniziare una nuova avventura professionale che non vede l'ora di condividere con i suoi fan. Avete capito di cosa stiamo parlando? Luca Argentero non riesce più a trattenere l'emozione e sui social condivide con i fan uno scatto del suo nuovo ruolo. Per qualche mese lascerà il mondo della recitazione per dedicarsi alla conduzione di un programma molto noto al pubblico italiano. La sua foto ha già fatto il giro del web ed ha incuriosito i fan che non vedono l'ora di vederlo al lavoro. Riuscirà a superare la prova, Luca Argentero, il nuovo conduttore di Striscia la Notizia. Il 26 settembre torna su Canale 5, Striscia la Notizia, il TG satirico che da tanti anni informa e fa divertire il pubblico italiano. Quest'anno non mancheranno le novità, una tra tutte i nuovi conduttori. Luca Argentero e Alessandro Siani presenteranno il programma e sui social hanno già pubblicato qualche scatto insieme durante le prove e le registrazioni. Uno del nord e uno del sud, uniti però dalla stessa passione, la recitazione. Entrambi, infatti, sono attori che si cimenteranno in una nuova avventura. In realtà, per il comico sarebbe già la sua seconda volta nello studio del TG satirico, anche se all'epoca la sua presenza non aveva riscontrato molto successo. L'attore piemontese farà cambiare idea al pubblico? Le loro facce hanno incuriosito i fan che non hanno perso occasione di lasciare qualche commento come UN Gianduiotto e UN Babà, poi ancora, alla fine, il piemontese tifera Napoli e il napoletano tifera sempre Napoli. Le nuove veline, un'altra novità riguarda le veline. La produzione ha deciso proprio di svecchiare il programma, scegliendo due nuove ragazze. I loro nomi sono Anastasia Ronca e Cosmeri Fasanelli. A TV Sorrisi e Canzoni si sono presentate, Anastasia ha riferito. Sono Anastasia Ronca, ho 22 anni, arrivo da Somma Vesuviana, na, ho studiato ginnastica artistica, appaio timida, ma poi mi apro e sono sempre sorridente. Cosmeri ha affermato. Mi chiamo Cosmary Fasanelli, ho 22 anni, sono di Brindisi, faccio LA ballerina e mi ritengo una ragazza solare, empatica, determinata e romantica. Ognuno è al suo posto, il gabibbo c'è, cosa manca? Il pubblico freme e non sta più nella pelle. Stay tuned, cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.